This is Vitek Tape Show on air every day. Indie music from Tavern di Corciano to the world. Ciao a tutti e benvenuti a Vitek Tape, il programma ufficiale di Vitek Records. Io sono Rossella e starò in vostra compagnia per la prossima mezz'ora. Zero Call è un musicista elettronico italiano nato nell'89. Nel tardo decennio degli anni 2000 acquista il suo primo sintetizzatore e inizia a registrare attraverso synth e computer. Dal 2012 al 2013 rilascia gli EP A Struggle Between Right or Wrong per Starquake Records e Logos per Italo Italians, raggiungendo ascoltatori in tutto il mondo grazie ad un mix letale tra Italo Disco e French Touch, con relativi tour in Italia e Europa. Nel 2014 Zero Call si dedica alla produzione del primo album, Soft Power. Il nuovo album uscirà il 26 novembre per Future City Records, USA e Italo Italians.
Mua, The Faces. RB November 3. Posso appena un piede e
caduccia. I miei 30 anni che scorrono maldestri su un pezzo punk. Non pensarci più, scegli il sottofondo e arrenditi. Tra me e lei il tuo odore di vaniglia e frenesia. Gli schemi che invento collassano mentre tu vai, e un giorno ne riderai. Sarà il nostro appo grigio storto su, sul bianco e nero che ho scelto. Distratto per l'ultima volta, se scalza e mi sfidi, aggiustati lo sguardo, riderai di quel giorno, tra un mare a febbraio, non è successo a noi. Il genere musicale dei Le Fragole, appioppato dai recensori nazionali, è indie pop rock band. Successivamente gli strumenti classici come arpa, flauti e sax impiegati nell'attività live, ha evoluto il genere a baroque pop, con netti richiami agli anni 70. Le recensioni nazionali delle testate giornalistiche sono state molto positive e sottolineano l'originalità e la freschezza di testi e musica, ricordando Lucio Battisti, Rino Gaetano, Lucio Dalla, Belle Sebastian e i Beatles. Le Fragole hanno suonato nei locali dell'Emilia Romagna, nelle più importanti piazze di Bologna e con il patrocinio dell'Associazione Familiari delle Vittime della Strage della stazione 2 agosto 1980, hanno fatto un concerto nella sala d'attesa della stazione centrale. La canzone 2 agosto 80, presente nel CD1, ha richiamato l'attenzione nazionale ed internazionale. Il brano è stato trasmesso fino in Argentina in trasmissioni radio che ricordavano il triste avvenimento. James Bond, un proiettile sparò e rimasi incredulo al mio sguardo di vetro. Non ricordo se era mia quella mano stupida, ma è l'indifferenza al male, perché se vuoi ti puoi isolare, ma non dovrebbe accadere, non dovrebbe accadere, non dovrebbe accadere mai. Certi giorni canto e suono il piano a un angelo, chiudo gli occhi e tornerei
stringimi la mano e vola insieme a me. E mi avevano avvertito, far l'artista è vita strana, ma se poi lo sei davvero, la solitudine quotidiana. Sono inquieto pure in cielo, sopporto tutti e non me stesso. Odio tanto il mio equilibrio e quando manca troppo spesso vorrei averlo. Certi giorni canto e suono il piano a un angelo. Chiudo gli occhi e tornerei, non so dirti come e quando. Dalida, Dalida, non sarà domani ma Dalida, Dalida. Ritornare per vincere la solitudine e nel vento cantar canzoni. Va dovunque se mi va immigrando la realtà. In campagna o in città, ciao amore, sono qua. Certi giorni canto e suono il piano a un angelo. Chiudo gli occhi e tornerei, non so dirti come e quando. Dalida, Dalida, non sarà domani ma Dalida, Dalida, stringimi la mano e vola insieme a me. Dalida, Dalida, strapperemo via la solitudine. Dalida, Dalida, non può essere stato tu. Hi, I'm Herwan. This track is taken from my album Change the Game Coming Soon. A greetings to all listeners of VTech Tape, indie music from Taverne di Corciano to world. The sun has been kidnapped, boats are taking a nap. Painters put on the coat, starlet has left the yacht. Sports cars have hit the sack, shutters sleep heart to heart. DJs on holiday, summer so far away.
Ozzy Crows, I Wanna Believe. L'interesse di Goldie Hart nella musica nasce alla giovane età di 7 anni. Nei primi anni 2000 forma la sua prima band come tastierista e si esibisce in tutta la East Coast. Dopo aver eseguito decine di concerti con diversi gruppi locali, è uscito il suo primo disco, Give Me a Minute. Le circostanze hanno influenzato la sua carriera creando una miscela di R&B urbano e pop, unica per questo artista che ha prodotto le sue registrazioni utilizzando strati multitraccia delle proprie performance con una grande varietà di influenze. That's right, all my superheroes. That's right, all my deliverers. That's right, all my superheroes. That's right, all my deliverers. You can't tell me that you ain't heard the news. Don't misunderstand me, I'm not singing the blues. Yeah, yeah, people don't mind, we don't play by the rules. It's between you and me, so girl, we ain't got to choose.
Puntata di oggi termina qua. Un saluto da Rossella. Potete trovare il podcast di questa puntata su iTunes e sui nostri canali. This is the Tech Tape Show on air every day. Indie music from Tavern di Corciano to the world.